Allora, dopo aver deciso che oggetti utilizzare e quali attributi sfruttare per andare a codificare dei valori quantitativi o categorici, dobbiamo anche completare il nostro grafico, la nostra visualizzazione con quelli che sono gli elementi di supporto. Per elementi di supporto intendiamo gli assi del grafico con le tacche che sono di solito presenti sugli assi, l'area del grafico, ad esempio le griglie che possiamo avere sullo sfondo per agevolare la lettura, le etichette che vogliamo mettere, le leggende, gli elementi di riferimento e eventualmente la combinazione di più grafici più piccoli in un grafico più grande, ottenendo quello che in inglese si chiamano trellis, una specie di traliccio in cui metto più grafici uno di fianco all'altro, una griglia di grafici se preferite. Allora, per quanto riguarda gli assi, sono fondamentali perché ci permettono di andare a posizionare gli elementi. Innanzitutto permettono la lettura della posizione di un punto e molto spesso rappresentano la base su cui allineare delle barre. Di solito è importantissimo andare a etichettarli. Un grafico in cui non c'è scritto che cosa rappresentano gli assi è sostanzialmente un grafico inutile. Normalmente dovrebbero essere due gli assi. Ci sono alcune eccezioni, ovviamente, quando ho un diagramma a barre. L'asse su cui allineo le barre potrebbe non essere presente, ma essere puramente implicito. Nonostante questo, se io ho le barre allineate, per il principio di continuità di solito percepisco un asse anche se di fatto l'asse non c'è. Altro caso in cui di solito non ho gli assi è diagrammi a torta. In realtà nel diagramma a torta c'è un asse teorico, che è un asse che gira attorno alla torta, però è uno solo. Le tacche sugli assi. Di solito è opportuno che non vadano a interferire con gli oggetti che noi vogliamo visualizzare, i punti o le linee. Per cui devono stare fuori dall'area del grafico, e in generale è opportuno non metterli per le misure categoriche. Le tacche servono per andare a dare dei punti di riferimento per una misura quantitativa. Per una misura categorica le tacche sono sostanzialmente inutili. In generale vale il principio che meno è meglio. Quindi tutto quello che non serve e di più confonde, quindi di solito è opportuno toglierlo. Il numero deve essere ragionevole, troppi danno fastidio, troppo pochi rendono difficile la lettura dei valori, e soprattutto, gli intervalli dovrebbero essere spaziati in maniera uguale, uniforme. Normalmente qualunque programma che voi utilizziate per andare a visualizzare un grafico è in grado di calcolare un numero di tacche ragionevoli, per cui di solito quelle definite vanno bene. Diciamo che non sempre sono ideali, per cui a volte è opportuno andarle a ritoccare leggermente.
Abbiamo detto che gli assi devono essere due. E quando devo andare a rappresentare più variabili sullo stesso grafico, come faccio? Esempio, qui ho l'evoluzione di un progetto software in termini di righe di codice sull'asse X, numero di difetti cumulativo, quindi numero di difetti trovati fino a una certa data dall'inizio del progetto, per cui cresce sempre. Però ho un'altra variabile che è nascosta, che qui non ho mostrato, che è il tempo, per cui ogni punto corrisponde a una release, a una versione del nostro software. Essendoci questa terza variabile che è il tempo, posso osservare dei fenomeni strambi come questo ritornare indietro, che è difficile da interpretare. Per cui un modo di andare a rappresentare queste due misure è quello di utilizzare una doppia scala. È ovvio che se le due misure sono omogenee, cioè rappresentano lo stesso tipo di grandezza, è facile, la scala è unica, la rappresento facilmente. Se però sono due misure eterogenee, misurate in maniera diversa, è ovvio che io ho due scale diverse. Una che è il numero di righe di codice e l'altra il numero di difetti. Tra l'altro gli intervalli su cui variano queste misure è molto diverso, quindi una possibilità è quella che vediamo qui, di utilizzare la doppia scala. La doppia scala però in generale è una pessima scelta, per diversi motivi. Primo, è difficile capire ogni serie di dati a quale scala si riferisce. Per cui spesso si utilizzano dei colori diversi, devono essere abbastanza diversi da permettere la distinzione, però è facile confondersi per capire e non capire correttamente se una serie di dati fa riferimento alla scala di sinistra o alla scala di destra. Soprattutto, la scelta degli intervalli di valori che io voglio rappresentare sui due grafi, sui due assi, è molto aleatoria. Per cui, se guardate questo grafico, sembrerebbe di vedere che i difetti crescono, grosso modo, in maniera analoga alle righe di codice. Queste due linee vanno avanti, una di fianco all'altra, non parallele, però comunque abbastanza con un andamento abbastanza simile. Però se io cambio le scale, ottengo questo effetto, in cui l'impressione a questo punto è che i difetti crescano molto più velocemente delle linee di codice. Posso cambiare opportunamente la scala un'altra volta e fare in modo di far apparire che i difetti crescono in maniera molto più lenta rispetto alle righe di codice. Basta cambiare l'intervallo di valori che io reporto sul mio asse. Attenzione che a differenza dal diagrammi a barre, quando io ho diagrammi con delle linee o con dei punti, non ho l'obbligo di far partire le mie scale da zero. Perché il valore non è codificato come distanza dall'asse, ma è codificato rispetto all'asse di riferimento. Quindi l'asse che parte da zero, la scala sull'asse che parte da zero è obbligatoria per i diagrammi a barre, ma per gli altri tipi di diagrammi non è così necessario. Per cui cosa osservo? Osservo che cambiando le scale, e la scelta delle due scale è assolutamente aleatoria, posso introdurre degli artefatti come questo. Ho le due linee che si incrociano. L'incrocio tra due righe, o tra due segni, tra due simboli,
normalmente è un qualcosa che attira l'attenzione. Quindi, guardando questo diagramma, immediatamente notiamo l'intersezione tra le due righe e quindi cerchiamo di attribuire un significato a quell'intersezione. Il problema è che quell'intersezione lì è assolutamente artificiosa, è dovuta a una particolare scelta di intervalli sulle due, sui due assi, ma non corrisponde a nulla di effettivamente reale. Per cui, lavorando opportunamente sulle scale, io posso far sembrare analoghi andamenti di due variabili qualunque. Il numero di cicogne e il numero di nascite. Magicamente sono allineati. Scelgo opportunamente le scale e quindi ho spiegato tutto. E questo lo posso fare con qualunque coppia di variabili voi vogliate. Quindi, problemi di corrispondenza tra la serie di dati e l'asse, che in parte si può risolvere con un'opportuna scelta di colori. Ma soprattutto il fatto che le due scale, essendo scelte in maniera indipendente, possono portare a visualizzare degli artefatti che in realtà non corrispondono a nessuna informazione realmente presente nei dati. Per cui la doppia scala è generalmente da evitare, molto meglio il doppio grafico. Tra l'altro, quando io ho il doppio grafico, posso fare una scelta, ovvero vado a scegliere le due scale in modo che i miei dati occupino tutto lo spazio possibile. Ovvero in modo da poter apprezzare le minime variazioni dei miei dati. Questa è una scelta che di solito si fa, scelgo un intervallo sull'asse Y, ma anche sull'asse X, se è il caso, che corrisponde sostanzialmente al valore minimo e massimo dei miei dati. In questo modo sfrutto tutto lo spazio dell'area del grafico al meglio. Attenzione che questo porta ad avere delle scale che non partono da zero, e quindi questa operazione la posso fare se non uso delle barre. Quindi in questo modo riesco a rappresentare le due misure contemporaneamente. Ovviamente avrò l'accortezza di rappresentare questi due grafici allineati, in modo che possa vedere delle corrispondenze se ci sono. Sempre restando sulle scale, quindi non doppie scale, piuttosto doppi grafici, talvolta è possibile utilizzare delle scale logaritmiche. Cosa vuol dire? Vuol dire che i valori, invece di crescere in maniera lineare, crescono in maniera esponenziale. Ovvero, quello che cresce in maniera lineare è il logaritmo dei valori lungo l'asse. Per cui invece di avere i valori che vanno da 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, quindi intervalli che hanno la stessa ampiezza, vado a mettere degli intervalli che partono da 1, 10, 100, 1000. Se io faccio il logaritmo di quei valori, ottengo
0, 1, 2 e 3. L'algoritmo in base 10, ovviamente. Quindi, sostanzialmente, mentre prima calcolo il prossimo estremo sommando un valore costante, la prossima tacca, andando a sommare un valore costante, qui calcolo la prossima tacca moltiplicando per un valore costante. Quindi qui parto da 1, moltiplico per 10 ottengo 10, moltiplico per 10 ottengo 100, moltiplico per 10 ottengo 1000 e via di questo passo. Qual è l'effetto della scala logaritmica? È che a differenze uguali corrispondono a rapporti uguali. Lo vediamo anche sull'asse. Dalla tacca 1000 alla tacca 10 vuol dire che il rapporto è 10 volte. Dalla tacca 100 alla tacca 10 il rapporto è 10 volte. Quindi distanze uguali corrispondono a rapporti uguali. Guardiamo questi due diagrammi. Cosa possiamo notare? Allora, nel primo caso abbiamo tre valori A, B e C con un incremento di più 80 da A a B e di più 144 da B a C. Sostanzialmente passiamo da 100 a 180 con un incremento dell'80%. E 144 è l'80% di 180, e quindi qui abbiamo un incremento che in percentuale è identico a questo. Però vedete che la differenza è molto più alta, perché l'80% di 100 è 80, l'80% di 180 è 144. Se io rappresento gli stessi valori su una scala logaritmica, vedo che la differenza tra A e B e tra B e C è esattamente uguale. Questo vuol dire che B diviso A è uguale a C diviso B. Ovvero, per passare da A a B moltiplico per un certo valore, che è lo stesso valore per cui moltiplico per passare da B a C, che è 1,8, perché l'incremento è dell'80%. Per cui le scale logaritmiche alterano molto la percezione e sostanzialmente, se vi interessa andare a vedere le variazioni non assolute ma in percentuale, sono molto più comode. Un'altra caratteristica delle scale logaritmiche è che vi permettono di rappresentare in un unico grafico valori molto grandi e molto piccoli. Perché sostanzialmente cosa succede? Se guardiamo questa scala sul grafico logaritmico, vediamo che i valori da 1 a 10 sono distribuiti su uno spazio uguale a quello su cui sono distribuiti i valori da 100 a 1000. Quindi se ho tanti valori piccoli e alcuni valori grandi, usando una scala logaritmica, i valori piccoli vengono distanziati tra di loro e i valori grandi vengono schiacciati verso il basso e avvicinati tra di loro. Quindi l'uso delle scale logaritmiche può anche servire, oltre per andare a ragionare in termini di rapporti invece che di valori assoluti, anche per andare a modificare le distanze tra i vari dati. Ad esempio qui vediamo che abbiamo un valore basso, che è quello azzurro che riguarda sud, e un valore alto che è quello che riguarda nord in alto.
sono molto distanti, molto difficili da comparare. Se invece andiamo a utilizzare una scala logaritmica, vediamo che i due valori sono abbastanza vicini, tra l'altro sono paralleli. Avere delle rette parallele vuol dire che sostanzialmente la percentuale di incremento è esattamente la stessa. Quindi schiacciamo i valori, allarghiamo quelli piccoli, abbassiamo quelli grandi e soprattutto andiamo a ragionare in termini di percentuale di incremento piuttosto che di valori assoluti. Per quanto riguarda l'area del grafico, la regola fondamentale è che non dovrebbe distorcere i dati. Per cui se abbiamo due misure omogenee o misurate sulla stessa scala, in x e in y, ovviamente dovremmo utilizzare lo stesso tipo di scale, lo stesso tipo di assi. Se le due misure non sono omogenee, ma sono due misure diverse, sostanzialmente posso utilizzare la corrispondenza che preferisco. Normalmente la regola è che i grafici spesso sono più larghi che alti. Questa è una regola generale, più facile da leggere probabilmente, però non sempre. Se ho un diagramma scatterplot, sostanzialmente un diagramma x, y, posso anche utilizzare una forma quadrata. L'unica cosa che può comparire nell'area del grafico, oltre ai dati stessi, sono le griglie di riferimento. Le griglie di riferimento sono l'esempio classico dell'elemento di supporto che aiutano a leggere il grafico, ma non devono andare a dare fastidio. Per cui devono essere molto sottili e di un colore molto tenue. Per cui, sottili sottili devono aiutare a leggere, ma non devono distrarre. Se avete fatto disegno tecnico, ecco, tutte le linee di costruzione sono equivalenti alle griglie. Devono essere molto sottili, si devono appena vedere, ma non sono quello che volete visualizzare. Poi abbiamo le etichette. Le etichette sono qualunque cosa ne vogliamo scrivere sul grafico, dal titoli a annotazioni. Le etichette devono rispettare una certa gerarchia, per cui i titoli devono essere grandi, più grandi dell'altro testo, perché sono più importanti. E in quanto più importanti, di solito stanno in alto e a sinistra. Questo perché nella convenzione culturale occidentale ciò che sta in alto a sinistra è più importante, viene per primo. E noi normalmente, quando vediamo una pagina, la percorriamo dall'alto, dall'angolo in alto a sinistra verso l'angolo in alto in basso a destra, andando avanti e indietro. Per cui quello che sta lassù in alto a sinistra è la prima cosa più importante che vediamo. Poi c'è quello che sta in alto a destra, il contenuto e infine quello che sta in basso a destra. Di solito la cosa meno importante che attrae meno l'attenzione è quello che sta in basso a sinistra. Per cui le dimensioni dei caratteri devono corrispondere alla relativa importanza. Leggende. Le leggende possono comparire nei grafici e di solito vengono utilizzate per tutte le variabili categoriche che non hanno una qualche rappresentazione implicita.
devono essere il più vicine possibile agli oggetti, perché altrimenti, esempio tipico, il pie chart con la leggenda a fianco, sto chiedendo al lettore del mio grafico di muoversi avanti e indietro con gli occhi dal diagramma alla leggenda, chiedendo uno sforzo aggiuntivo. Ovviamente le leggende sono di supporto, quindi non devono coprire il grafico, devono essere meno importanti. Alcuni programmi di visualizzazione di solito disegnano un bordo attorno alle leggende. Non serve, a meno che non ci sia confusione. Le leggende dovrebbero essere il più vicino possibile al testo. E in generale, di solito, quando ho delle suddivisioni categoriche, il limite massimo di divisioni che io posso utilizzare varia tra 5 e 8. Indipendentemente dal tipo di attributo che uso, che sia un colore, che sia una forma, che sia uno stile, eccetera. Quindi, se ho una leggenda con 15 diversi elementi, è inutile, nessuno sarà in grado di andare a distinguere i diversi livelli, se non con uno sforzo sovrumano. Allora, questa è una leggenda standard, ok? Abbastanza vicina alla visualizzazione, quindi non devo fare troppo movimento con gli occhi per andare a vedere i rombi e i quadrati a cosa corrispondono. Rispetto alle classiche leggende, però, è preferibile utilizzare quello che si chiama direct labeling, ovvero andare a mettere un'etichetta vicino alla serie di dati in modo da leggerlo. È più immediato, è più facile da leggere. Invece di saltare dai dati alla leggenda, seguo semplicemente la sequenza di dati e leggo l'etichetta. Poi, in generale, se io combino più attributi assieme, aumento la capacità di andare a distinguere i diversi livelli. Per cui se oltre alla forma, al direct labeling, aggiungo anche il colore, allora ho ancora semplificato maggiormente la capacità di discriminare e di andare a trovare l'etichetta. In generale, il colore è sempre l'attributo più forte, più facile da utilizzare per andare a discriminare su variabili che siano nominali. Per cui se la vostra visualizzazione deve essere mostrata su uno schermo, sicuramente il colore è la prima scelta. Se la vostra visualizzazione potenzialmente deve essere stampata, attenzione, perché se la stampa è in bianco e nero dovete utilizzare dei colori che, se stampati, diano come risultato dei livelli di grigio sufficientemente diversi. Per cui magari è importante associare anche altri attributi, come ad esempio la forma degli elementi, che combinati assieme agevolino la distinzione delle diverse categorie. Altro esempio di leggenda, come in questo caso, oppure di direct labeling. In questo caso non è neanche necessario andare a etichettare tutte le barre. A me basta etichettare la prima. Qual è la prima? Quella più in alto o quella più a sinistra. Quindi ho eliminato quell'elemento di disturbo che è la leggenda, che comunque portava delle informazioni utili, e ho messo quelle informazioni direttamente dentro il grafico. Quindi
più vicino al dato, più facile da leggere. In generale, ricordatevi sempre che è molto utile avere dei riferimenti, quindi le medie, delle soglie, che permettano di capire il nostro dato dove si colloca, sopra o sotto la media, la soglia, eccetera. Eventualmente possiamo avere degli sfondi colorati, ovviamente non in maniera prominente, che permettano di individuare i nostri dati se si trovano nella zona buona, media, cattiva o altro. Come vi accennavo prima, è molto comune andare a combinare assieme più grafici. In generale, invece di andare a combinare 15 diverse categorie in un unico grafico, è meglio fare 15 grafici diversi. È il principio che si chiama dei piccoli multipli. Ho dei grafici molto molto semplici, in cui ho un'unica categoria, o due, ma ne ho tanti, quindi in ogni grafico identifico una categoria diversa e non ho la necessità di andare a utilizzare chissà quale attributo per andare a distinguere tutti quei diversi livelli. È ovvio che i grafici devono essere allineati opportunamente, quindi se c'è una scala comune, questa scala dovrebbe essere comune e allineata per tutti i grafici. Quindi devono essere consistenti. Come li ordino? Li devo ordinare in una maniera sensata. Se ho una variabile che cambia da uno all'altro, quella variabile avrà o un ordine intrinseco o un ordine di importanza. Ma sostanzialmente devo avere un qualche ordinamento significativo. In generale, lasciare qualcosa al caso in un grafico vuol dire sostanzialmente trasmettere, oltre al messaggio che noi stiamo mettendo dentro il grafico, un po' di rumore aggiuntivo, che sostanzialmente complica la vita a chi deve vedere il grafico. Questo è un esempio di multipli. Abbiamo diversi settori di un'azienda. Invece di andare a combinare sei diverse linee nello stesso grafico, faccio sei diversi grafici che fanno vedere l'andamento del personale o quello che è, o delle spese nei diversi settori della mia azienda. Tutti hanno una scala comune, che è quella del tempo, che è allineata, e poi posso andare a osservare gli andamenti di ciascuno di essi. Se voi provate a combinare tutti questi grafici in uno solo, innanzitutto avete un problema perché avete sei diversi livelli. Quindi sei diversi colori già iniziano a essere difficili da distinguere. O trovare sei diversi stili per le linee è sostanzialmente impossibile, potrete usare sei diverse forme per i punti, però a quel punto diventa molto difficile andare a distinguere uno dall'altro. Quindi in generale, se avete tanti dati, la soluzione non è di buttarli tutti assieme nello stesso grafico, ma piuttosto di dividerlo tra più grafici. Quindi abbiamo visto come possiamo codificare in maniera visuale misure di tipo categorico o quantitativo. Abbiamo visto come possiamo aggiungere degli elementi di supporto per andare a costruire il grafico. Il passo successivo è andare a capire quale combinazione scegliere per trasmettere
il nostro messaggio. Quindi sostanzialmente, se torniamo alla nostra visualizzazione, la scelta ci permette di fare l'ultimo passo, quindi di andare a enfatizzare alcuni aspetti dei nostri dati, visualizzare delle tendenze o delle eccezioni, in modo da massimizzare il messaggio che noi trasferiamo al nostro lettore del grafico. In generale, le operazioni principali che io voglio fare tramite un grafico, e voglio consentire a chi guarda il grafico, sono un confronto nominale, quindi ho due valori diversi, due categorie diverse, e le voglio confrontare. Voglio andare a vedere l'andamento nel tempo, voglio fare un ranking, quindi una classifica, voglio andare a rappresentare le proporzioni, parte rispetto a un tutto, voglio andare a vedere le deviazioni rispetto a un qualche valore di riferimento, vedere come i dati sono distribuiti, oppure andare a identificare delle correlazioni. In generale, come lo faccio? Beh, abbiamo visto che gli strumenti principali sono dei punti, delle linee, punti più linee, delle barre orizzontali e verticali, oppure delle aree. Se devo fare un confronto nominale, normalmente quello che utilizzo è una barra, o eventualmente se ho dei valori che sono molto vicini tra loro e molto distanti dallo zero, posso utilizzare dei punti. I dot plot non hanno la necessità di avere un asse che parta da zero. Per cui, ad esempio, questo è un dot plot che mi fa vedere tre diverse misure per diverse categorie e li posso andare a rappresentare come punti. Qui in realtà la scala è tagliata, però non parte da zero. Se ho delle serie temporali, io voglio andare ad evidenziare come cambia. Quindi se cresce, cala, se è periodico, l'andamento generale. Sostanzialmente la scelta solitamente è quella di andare a utilizzare delle linee. Perché se il mio obiettivo è dare un'idea dell'andamento generale, la linea mi rappresenta esattamente quello. Se aggiungo dei punti, quei punti attirano la mia attenzione non sull'andamento generale, ma sul singolo valore. Magari è la mia intenzione, però sposta l'attenzione dalla forma generale al punto. Ancora di più se utilizzo delle barre. Di solito il tempo va sempre da sinistra verso destra, quindi utilizzo delle barre verticali. Le barre verticali focalizzano l'attenzione esclusivamente sul punto e nascondono tantissimo l'andamento generale. Quindi il fatto che sia un andamento oscillante, crescente o calante viene nascosto pesantemente dalle barre, mentre invece è molto evidente l'utilizzo delle linee. Se ho dei ranking, di solito utilizzo barre orizzontali e verticali, il criterio se scegliere uno o l'altra è sostanzialmente se le etichette sono grandi o piccole, oppure dei punti, di nuovo i dot plot possono essere utilizzati in maniera molto efficace per andare a descrivere un ranking. L'esempio che abbiamo visto con i goal e il dot plot dimostrava molto chiaramente. Quando ho delle proporzioni, sostanzialmente la parte rispetto al tutto, allora in generale devo ricordarmi che l'unità di misura migliore è la percentuale, non i valori assoluti. Per cui se vi dico 17 su 34, sono decisamente molto meno immediato rispetto a dire
50%. Valori assoluti possono interessare, ma sicuramente in seconda battuta. I diagrammi a barre impilati di solito hanno qualche problema perché sono difficili da leggere, però possono andare bene. Posso anche fare delle aree una sopra l'altra, posso utilizzare i trimap, quindi delle diagrammi a area di questo tipo, posso utilizzare dei waffle, posso usare dei pie chart o dei donut, con tutte le attenzioni e i problemi che abbiamo presentato prima. Per quanto riguarda i diagrammi a barre impilati, allora, è difficile vedere i singoli valori, è difficile confrontarli, e questa difficoltà è molto più evidente se io vado a utilizzare dei valori assoluti. Se utilizzo una percentuale, i confronti risultano un po' più semplici. Se a me interessano sia le percentuali che i valori assoluti, beh, allora probabilmente ho bisogno di due grafici o tre. Se a me interessa l'andamento di nord, est, sud ed ovest, probabilmente un diagramma di questo tipo non è l'ideale, ma ho bisogno di quattro diagrammi che mi fanno vedere l'andamento di ciascuno di essi. Ok? Multipli è sempre un'ottima soluzione. Un altro modo di andare a mostrare una relazione parte tutto, soprattutto se ho un'unica suddivisione, è quello di utilizzare quello che si chiama il diagramma di Pareto, in cui combino delle barre con un diagramma a linee. Allora, le barre mi dicono sostanzialmente la percentuale di ogni categoria. Le linee sopra mi riportano quella che è la percentuale cumulata. Per cui la prima barra e il primo punto ovviamente coincidono, perché la prima categoria, in questo caso il 40%, è uguale al valore cumulato, 40%. La seconda categoria avrà il 40% più il 19% e quindi fa il 59%, poi il 71% e il 79%, eccetera. Si chiama diagramma di Pareto perché di solito viene utilizzato soprattutto per andare a evidenziare un fenomeno molto frequente, quello per cui il 20% delle categorie di solito rappresenta l'80% delle frequenze. Se ho bisogno di andare a far vedere delle deviazioni rispetto a dei valori, dei riferimenti, posso utilizzare diversi strumenti, quindi linee, punti oppure barre. Spesso lo faccio rispetto al tempo. Se ho un valore che invece non è legato al tempo, quindi non ha senso far vedere una linea, posso utilizzare un grafico diciamo, combinato, che viene chiamato bullet chart. Il bullet chart sostanzialmente è un diagramma a barre. Vedete, la barra scura nera è la misura, quindi la scala deve partire da zero. Oltre alla barra abbiamo degli sfondi. Gli sfondi mi indicano una guida per interpretare quel valore, per cui in questo caso l'azzurro, il blu e il beige rappresentano ottimo, accettabile e non accettabile, ad esempio. Oltre a questo sfondo, nel bullet chart ho questa tacca
che rappresenta per l'appunto il valore di riferimento. Per cui se ho una misura, in questo caso nell'esempio ci sono i profitti per il 2005, la tacca potrebbe essere o l'obiettivo che avevo, oppure potrebbe essere la misura dei profitti per l'anno precedente. Quindi ho il riferimento. Altro tipo di visualizzazione, voglio andare a mostrare la distribuzione dei valori. Qui devo distinguere se voglio andare a far vedere la distribuzione di un unico insieme di valori oppure di più insiemi di valori contemporaneamente. Se ho la distribuzione di un singolo insieme di valori, di solito o uso un istogramma oppure uso un poligono di frequenza. Sostanzialmente vado a contornare un istogramma molto più denso con una linea. L'istogramma attira l'attenzione sui singoli valori, il poligono di frequenza o la densità, se preferite, mi dà invece l'enfasi sulla forma generale. A volte io voglio andare a rappresentare i miei dati in maniera molto sintetica, quindi posso utilizzare ad esempio un boxplot. Il boxplot che rappresenta, l'abbiamo visto, i quattro quartili con la mediana e quindi mi sintetizza un po' come sono distribuiti i dati in maniera molto sintetica. Ovviamente mi perdo molti dettagli, però la percezione è molto immediata. Tra l'altro il boxplot è una delle poche rappresentazioni che mi permettono di andare a mostrare contemporaneamente la distribuzione di diversi insiemi di dati. Ad esempio, questo è il risultato di un'indagine che fa vedere sull'asse X il tipo di istruzione ricevuta, sull'asse Y fa vedere il guadagno mensile e codifica con il colore il genere. Il colore è quello che attrae subito l'attenzione, quindi la prima impressione che riceviamo è che il guadagno dei maschi è normalmente più alto di quello delle femmine. Altro aspetto che vediamo, ma in seconda battuta, perché il colore è quello che prende l'attenzione inizialmente, che con l'aumentare del grado di istruzione aumenta anche il guadagno. Ovviamente noi non abbiamo un dato solo, ma abbiamo tanti dati. Quello che vediamo qua è come sono distribuiti. Quindi vediamo il minimo, il massimo, eventuali outlier e dove stanno le mediane. È ovvio che se io vado a mostrare semplicemente le mediane, perdo molta informazione rispetto a mostrare tutti i dati. Oltre ai box plot ho anche altri tipi di diagrammi un po' più sofisticati che mi permettono di andare a mostrare delle distribuzioni che si chiamano bean plot e violin plot, in cui in realtà non ho lo scatolotto ma ho il poligono di frequenza mostrato in maniera speculare e oltre a questo ho anche un simbolo che mi fa vedere dove si trova la mediana, dove si trovano i quartili centrali.
questo è il viaggio, quello in alto è il viaggio in plot, in basso è il bean plot, che sostanzialmente mi fa vedere lo stesso tipo di informazioni codificate in maniera leggermente diversa. In generale è importante, quando io ho dei dati distribuiti, far vedere la distribuzione e non far vedere il singolo valore. Di nuovo, la media o la mediana da soli ci dicono poco e sostanzialmente nascondono il fatto che c'è un grosso livello di incertezza. Per cui, se in realtà vogliamo attirare l'attenzione non tanto sulla distribuzione ma sul valore, di solito è bene aggiungere anche un'informazione su quello che è il livello di confidenza. Per cui, ad esempio, posso andare a mostrare delle barre, quindi un classico diagramma a barre, con in più un intervallo che mi dice da dove a dove, ad esempio nel 95% dei casi, cadono i miei valori. Volendo essere più fantasiosi, possiamo anche utilizzare una versione in cui mostro la mediana o la media e vado a mostrare con un colore via via più trasparente in funzione di quanto è probabile che un valore ricada in quell'intervallo, quindi sfumato. Notate come l'aspetto immediato percettivo delle due alternative sia molto diverso. Resta comunque il fatto che si capisce che non è un valore preciso, ma è un intervallo di valori. Attenzione a come è calcolato l'intervallo di incertezza, perché ogni tanto capita di avere dei valori negativi che non hanno minimamente senso. Quindi prendere la deviazione standard e moltiplicarla per 2 non è detto che funzioni. Anche perché il mondo non è normale, nel senso che i dati del mondo non sono distribuiti in maniera normale. Ultimo tipo di visualizzazione che vogliamo poter fare è una visualizzazione di correlazione. Allora, ovviamente, lo strumento principe è quello di uno scatter plot, in cui ho i due assi x e y e i punti che corrispondono alle due misure, però posso utilizzare anche altri strumenti, ad esempio quello che si chiama un diagramma a barre accoppiato. Ad esempio, questo diagramma a barre che vediamo qua riporta la distribuzione della popolazione in base al genere e in base all'età. E vediamo che sostanzialmente c'è una buona correlazione, nel senso che la forma è approssimativamente la stessa, salvo alcune differenze da una parte e dall'altra. I diagrammi a barre accoppiati sono molto utili se una delle due variabili coinvolte nella correlazione è, ad esempio, una variabile ordinale, come l'età. In questo caso l'età non è ordinale di per sé, ma qui abbiamo utilizzato gli intervalli di età. Quindi se non c'è un elemento continuo, può essere utile andare a utilizzare un diagramma di questo tipo. Quella che abbiamo visto ora è una panoramica molto veloce e tutto sommato molto sommaria di una serie di possibili grafici per diversi scopi. In generale l'idea è: io parto da un certo obiettivo e da
Dato quell'obiettivo e i dati che ho a disposizione, devo scegliere da un lato il tipo di codifica visuale dei miei dati, dall'altro il tipo di organizzazione, quindi il grafico che andrò a utilizzare. Abbiamo visto anche un po' di linee guida che ci consentono di scegliere